Fin dagli anni 20, gli psichiatri adottarono una nuova serie di procedure che dicevano funzionassero tramite danni cerebrali arrecati intenzionalmente. Manfred Sokal had this notion that he could kill just the bad brain cells, that somehow we have good brain cells, we have bad brain cells. So if you give people enough insulin, you kill those bad brain cells, and if the person survived this epilepsy, they would be better off for it. Malgrado un tasso di morte del 5% per gravi convulsioni e shock insulinici, Sokal fece notare che i pazienti si riducevano ad uno stato infantile e dichiarò il trattamento di successo. Gli ospedali allestirono reparti per shock insulinici e la terapia del coma divenne un vero affare. Non volendo essere da meno l'ungherese Ladislaus von Meduna ritenne di poter risolvere la malattia mentale per mezzo di attacchi prodotti con un farmaco chiamato metrazol che risultava in danni cerebrali. He noticed his epileptics had no mental health problems, and his mental health patients, his psychiatric patients, seemed to have no epilepsy, and so he thought doing one would obviate the other. The theory was that epilepsy and schizophrenia couldn't coexist in the same brain, and that if epilepsy was induced, that a seizure was caused, it would, quote, drive out the schizophrenia. There's no scientific basis for this whatsoever. Il metrazol era rapido e redditizio. In una mattinata un singolo psichiatra poteva provocare shock chimici in 50 pazienti, portandoli ad uno stato docile e trattabile. Entro il 1939 il metrazol era diventato così popolare tra gli psichiatri e i loro assistenti da venire usato nel 70% degli ospedali americani e in quasi tutti gli altri paesi del mondo. Il successo finanziario dell'insulina e del metrazol favorì lo sviluppo di un metodo ancora più redditizio per indurre convulsioni dannose per il cervello. How is electric shock therapy done? We use these electrodes. We place them on the patient's head like this, and then by means of this machine we place a controlled electric current through the brain just for a fraction of a second. The patient doesn't feel it. La storia dietro questa cura miracolosa cominciò in un mattatoio romano. In Italy, in 1938, two Italian psychiatrists decided to observe that before slaughtering pigs, in order to make the pigs more docile, they would apply electrodes to their temples that were hooked up to wall current. And that this stunned the pigs, but it didn't kill them, and they could then slaughter them. Well, this gave them the encouragement to try inducing convulsions with electricity. We would see teeth falling out, broken spines, bones knocked out of joint, broken bones, and people even getting internal organ damage from being restrained while they were having these uncontrolled writhing seizures, convulsions. Many patients have been returned to their homes and jobs who might still be here if it were not for this helpful form of treatment. Dopo il successo nel far passare i danni cerebrali come cura, gli psichiatri si misero alla ricerca di modi ancora più accurati per colpire il cervello. La storia cominciò nel 1848, quando un'esplosione conficcò una sbarra d'acciaio nella testa di un operaio delle ferrovie del Vermont, Phineas Gage. Benché Gage sopravvisse, la sua personalità venne notevolmente alterata. 70 anni più tardi, il neurologo portoghese Egas Moniz volle provare ad ottenere un risultato simile, perforando il cranio di un paziente e spruzzando alcol puro direttamente nel cervello, distruggendo il tessuto dei lobi frontali. Moniz dichiarò la nuova procedura lobotomia. Il dottor Walter J. Freeman sarebbe diventato il più famigerato praticante della lobotomia. Aveva scoperto di poterla fare più velocemente senza dover perforare il cranio. There was no anesthesia. And he would just lift up the eye and stick nothing more than an ice pick right into the brain, right under the orbital bone. And then just rake the thing back and forth until he was satisfied that he had caused enough disruption of brain tissue, and then pull it out. Freeman percorse il paese con la sua lobotomobile, facendo a pezzi il cervello dei suoi pazienti in dimostrazioni pubbliche e talvolta nel veicolo stesso.
And he would pull up and offer lobotomies to people, get referrals from the local doctors, or sometimes people didn't even go through doctors. They'd go right to the lobotomobile. And he would just do the brain damaging procedure right there. Quando gli venne revocata l'autorizzazione ad eseguire operazioni chirurgiche, dopo che l'ultimo paziente morì sul tavolo operatorio, Freeman aveva fatto superveduto oltre 3.500 lobotomie, più del 25% delle quali, come ammise lui stesso, avevano lasciato le vittime in uno stato vegetativo. They lobotomized a million people in the 40s and the 50s and beginning of the 60s until they came to the conclusion that this was a destructive treatment. Ma sebbene le storie di cure miracolose fossero state rapidamente smascherate come frodi che avevano causato danni irreversibili al cervello, gli psichiatri si portarono un passo avanti inventando nuove forme di psicochirurgia promosse come progressi medici. I completely shudder from head to toe. And that's what I heard in my head when he drilled something in my brain. Northwest, actually, of the center home. Sorry, I have to do that. Yeah, why did you have to do that? I went, oh, funny, you know. Did you? My head all shook inside. Oh, dear. Oh, my head shook inside. Yes, so all right. Everything shook, the eyes, everything, the teeth. That's well. That was grievous bodily harm done to my brain. Mm-hmm. And nobody has the right anyway to play God with somebody's brain. The whole operation took about 8.5 hours, and they kept me awake for every second of it, and I remember every second of it. And I still remember it to this day because I have this operation every day of my life. Whether I like it or not, I have it. Gli psichiatri elogiano ancora i benefici della psicochirurgia, un trattamento che frutta loro 53 milioni di dollari l'anno. Ma sulla scia della reputazione un po' offuscata della lobotomia, gli psichiatri hanno rapidamente riportato in pieno uso l'elettroshock. Lo hanno ribattezzato terapia elettroconvulsiva, dando ora ai pazienti degli anestetici per soffocarne le urla e dei farmaci paralizzanti per evitare di osservare gli spasmi dell'agonia. The main misconception that people have about ECT is that it's new and improved. The new and improved refers strictly to these cosmetic improvements, because in fact they make it easier on the witnesses. The person isn't shaking all over the table. They're paralyzed now. It isn't new, it isn't improved, it is worse. Every 10 years or so there tends to be, first of all, a denial that it causes any harm. Secondly, an acknowledgement that it might have caused harm, but here's a whole new approach and now this one is blameless, without any research to back it up. The ECT machine can produce anywhere from 50 to 400 volts. It's the kind of energy that we use for industrial machinery that might be in a steel mill or a printing press, some large piece of machinery. It's an extraordinary amount of energy and it causes a great deal of damage. E mentre le storie di prigionieri fisicamente maltrattati per mezzo di elettroshock vengono ben pubblicizzate, il voltaggio usato dagli psichiatri per la terapia elettroconvulsiva è fino a 33 volte maggiore. E il danno è spesso indirizzato verso il più indifeso. Due terzi di coloro che subiscono l'elettroshock sono donne, con diagnosi del tipo sindrome premestruale, disturbi della menopausa o depressione postparto. Metà dei pazienti trattati con elettroshock sono anziani. A 65 anni, con il diritto all'assistenza medica statale, si verifica un aumento del 360% degli americani che ricevono l'elettroshock rispetto ai 64enni. E qual è il risultato di tutto ciò? 100.000 morti e innumerevoli altre persone il cui cervello è stato talmente danneggiato da non avere alcuna speranza di tornare a una vita normale. Con una spesa di soli $12 di elettricità, gli psichiatri guadagnano 5 miliardi di dollari soltanto negli Stati Uniti. Ma la successiva cura miracolosa che gli psichiatri hanno aggiunto al loro arsenale ha fatto fare loro più soldi che mai, poiché è più veloce, meno cara e capace di rendere ogni uomo, donna o bambino un paziente a vita.